Diego Iori, alla fine di questa partita, sembrava alla fine del secondo tempo tutto facile per voi, ma alla fine vi hanno fatto un po' tribolare questo Varese. Comunque sono una buona squadra, vinto campionato di A2, noi siamo una squadra giovane a parte me, gli stranieri sono appena arrivati, l'allenatore è nuovo, esigente, ci ha tirato il collo sto mese, abbiamo un po' le gambe pesanti, però una vittoria è sempre una vittoria. Complimenti a Varese che è una bella squadra per il campionato che va a affrontare. Le giornate calde qui di settembre non aiutano voi giocatori che magari soffrite magari un pochino di più la fatica, soprattutto quelli di una certa età? Sicuro il caldo non aiuta, perché sono 30 e più gradi, è dura, insomma, immagino qua a Varese, è caldo su a Canazzei, si fa più fatica, è normale, però bisogna allenarsi anche così, insomma. Cosa bisogna fare per mantenere una certa forma in un campionato tosto come quello che fate voi? Avere una buona preparazione estiva sicuramente, bisogna allenarsi bene oramai, ma a tutti i livelli, se non si è allenati bene non si può giocare, insomma anche la 2 o come vuoi chiamarla, ITA, IHL, campionato impegnativo, bisogna essere allenati e allenarsi duro in allenamento sempre, perché fisicamente l'asticella si è alzata rispetto a 20 anni fa che ho iniziato io, poi sono meno stranieri, ho cambiato l'hockey, insomma. Quando tu eri a Milano erano bei tempi, era un hockey piuttosto con magari il livello anche un po' più alto. Sicuramente il livello era più alto, c'erano 10 stranieri, ex NHL, veniva dalla prima lega in Svezia. Era tosto, sì, era bello, impegnativo, forse era un po' più lento, cioè adesso tanti giovani pattinano, magari un po' sconclusionati, però è cambiato, è difficile sempre paragonare le epoche, insomma, no? Un giocatore della tua esperienza cosa può insegnare a tanti ragazzi della tua squadra? Io cerco di aiutarli sempre, sia in allenamento, in partita, quelle cose che mi vengono bene, o aiutarli mentre sono su ghiaccio, li parlo, tenere la posizione, non mollare mai, poi l'allenatore è bravo, ci pensa ben lui per fortuna. Cosa farai da grande? Cosa ti piacerebbe fare da grande? No, io ho il mio lavoro e vado avanti con quello, poi una mano la do già ai bambini piccoli quando ho tempo, più l'inverno, ho il patentino di base e poi vediamo se andare avanti a fare il primo livello e così via, insomma, comunque penso che continuerò a dare una mano alle giovanili del Fassa. Grazie per quello che hai fatto e perché la tua carriera è tanto di cappello. Grazie mille, speriamo che duri ancora 2-3 anni, dai. Grazie.